Allora, Presidente Magone, forse non era questa l'occasione per rivedervi in campo, ma sicuramente in questa situazione con l'Arena Cicerone con forti assenze era doveroso dare un aiuto a questi ragazzi. Buonasera, no, era doveroso e devo dirti la verità, questi ragazzi avevano anche bisogno di un aiuto anche psicologico, perché comunque veniamo da una sconfitta un po' così beffarda che poteva comunque creare dei problemi. Invece in questo modo, con la mia presenza in campo, abbiamo visto una squadra bella compatta. Naturalmente di fronte avevamo la seconda in classifica che ha fatto un partitone eccellente. E sono soddisfatto, devo dire la verità. Presidente, ci avviciniamo alla fine del girone di andata, siamo alla penultima giornata, l'Arena Cicerone però ha possibilità per potersi almeno tirare fuori da quella zona un po' a rischio, come chiedete? Ma io credo di sì, perché la squadra c'è, oggi l'ha dimostrato, ripeto, a cospetto del risultato, però c'è stata una partita dove non abbiamo mollato, abbiamo visto in campo diversi giovani, che era quello là che a me ha fatto più piacere, ragazzi che hanno dimostrato che giocando possono crescere e far bene. Bene, grazie al presidente Magone, lo lasciamo andare. Grazie a voi, in bocca al lupo a tutti. Grazie Presidente, intanto attendiamo l'arrivo qui alla nostra postazione di Mattia De Carolis, eccolo che ci raggiunge, ci diceva poco prima del suo intervento adesso qui nella nostra postazione, ho giocato poco. No, scherzavo e sono contento per la prestazione personale e di squadra soprattutto, abbiamo fatto una grandissima partita e non era facile perché questa squadra Arena Cicerone era ben organizzata, molto fisica, però abbiamo imposto il nostro gioco e abbiamo vinto bene la partita. Allora, non possiamo fare un'analisi, però proviamo lo stesso, no? Delle partite giocate dall'inizio della stagione, comprese anche quelle di Coppa, l'unica che veramente uno vorrebbe cancellare è la sconfitta con la capolista. Però qualcuno di voi dice che magari non è proprio quella effettivamente da cancellare. Beh, lì la prestazione c'è stata e sono stati forti anche gli avversari che hanno risposto bene sul campo e sono riusciti a vincere, però ecco, da inizio anno siamo migliorati molto e anche noi nuovi stiamo capendo bene i meccanismi del mister e stiamo attuando in campo, quindi stiamo giocate andando... quasi a memoria. Sì, vabbè, ci conosciamo, ci siamo 5-6 elementi che l'anno scorso erano tutti insieme all'Anzio Lavigno in C1 e anche quest'anno ci siamo ritrovati tutti insieme qui a Nettuno con il mister Gentile e piano piano stiamo crescendo e si vede in campo. Oltre al campionato c'è anche da giocare un altro importante appuntamento, credete anche in un'altra competizione, quella della Coppa Lazio? Sì, noi vogliamo arrivare in fondo sia in campionato sia in Coppa Lazio e vogliamo fare bene tutte e due le competizioni. Ma è un'idea del vostro patron o è anche un'idea proprio del gruppo? È un'idea di tutta la squadra. Bene, grazie a Mattia De Carolis, ci ha raggiunto, ci sta raggiungendo Alessandro Lograsso. Buonasera. Buonasera. Allora, tante occasioni per l'Arena Cicerone, però tu hai detto ci sono anche io perché qui faccio il portiere, questo è il mio ruolo. Queste sono le partite, quelle in cui ti freddi e poi devi essere pronto quando vieni chiamato in causa anche dopo 10-15 minuti da un intervento. Quindi... Ecco, quanto è importante mantenere la lucidità soprattutto in una squadra che gioca maschio, in maniera proprio maschia, e poi arrivano queste improvvise folate? Il portiere un ruolo molto di testa, quindi devi mantenere sempre alta concentrazione e come cala un attimo concentrazione poi vieni punito. E concentrazione voi non la volevate soltanto in campo, ma è importante guardarla al risultato, perché sopra di voi c'è l'unica che qui vi ha tolto la gioia. Sì, un grande rammarico quella partita che non ho potuto giocare, però noi siamo lì, non molliamo niente e fino alla fine gli daremo filo da torcere. Loro devono vincere il campionato, noi gli saremo sempre dietro, noi non sbaglieremo. E poi allo scontro diretto vediamo come arriviamo e come finirà.